anche quella. Costringere a 400 ore non inserita all'interno dell'attività didattica vuol dire che i ragazzi verranno utilizzati dalle aziende per lavorare. Questa esatto. È sfruttamento. Nuda, sfruttamento. Cruda è questa. Perché questa è la tolleranza. Questa è la tolleranza. Loro vogliono sfruttare i ragazzi bravi. Allora, detto questo, un secondo, io penso che si possa fare un referendum, però è chiaro che noi sentiamo quello che dici tu e ci facciamo portavoce con tutti gli altri, soprattutto con la Commissione Istruzione e Cultura che l'ha seguita in prima persona. Te per poi riferire in prima persona. È chiaro che va studiato, perché come impostare un referendum, se si può fare, cioè sono cose che vanno studiate. Ciò non toglie che secondo me, così come dicevo per il Jobs Act, un bel contemporaneamente, oltre a fare un referendum con raccolte firme e quant'altro, raccolte firme quindi poi per il referendum. Quindi con volantini a sua volta che informano chiaramente. Come mostrano, esatto, uso. Si potrebbe anche iniziare a impostare un ricorso. Quello sì, che purtroppo qua va davanti, io ho già ancora il ricorso sulla stabilizzazione che da 4 anni che mi dura, sono la legge europea che dopo 3 anni dovrei essere stabilizzata, esatto, e invece ho cucchiato 15 anni di precariato. Ma l'hanno fatto, sono stati costretti a fare questa sorta di DDL che poi è sbagliato totalmente, ma in virtù della sentenza. Certo, lo so, quindi, però se ne frega perché adesso le emissioni sono 40.000, da 150 dovrebbe essere. Però un ricorso va fatto comunque, che ha dei tempi più lunghi, come va fatto per il Jobs Act. Appunto. Il ricorso va fatto comunque, lo deve fare il lavoratore. Cioè, e poi vedi anche questo, contiamo sempre questo, quello solo. E alla Corte di Giustizia Europea. Invece, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia Europea. Il referendum, mi faccio portavoce e dico se... Mi raccomando, prendete la pizza, allora ragazzi, chiudiamo 100 volte, chiudiamo questo incontro, vi ringraziamo a tutti e il prossimo mese ne faremo un altro. Grazie a tutti, grazie a Nunzia, a Giulia e a Roberto, grazie a voi.